Io chiederei il rinvio ad un'altra seduta. Se non ci sono obiezioni, così rimane stabilito. Bene. Ah, la Duranti, prego. Prego, collega Duranti. Mi scusi, Presidente. No, è per capire, siccome non mi sembra che in aula ci sia il Presidente della Commissione Bilancio, per capire, noi abbiamo appena svolto una riunione del Comitato dei Nove, c'era stato riferito che in aula il Presidente Boccia avrebbe riferito in merito alla mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, quindi vorrei capire come mai non è neppure in aula e quindi, insomma, chiedere tramite lei che il Presidente Boccia venga a riferire. Sì, anche alla Presidenza era stata informata la Presidenza che il Presidente Boccia volesse intervenire. Poi in realtà in aula non c'era. Il deputato Guidesi, prego. Ma credo stia arrivando. No, solo per chiarezza rispetto al ruolo che ho da commissario della Commissione Bilancio, che la Commissione Bilancio è bloccata perché mancano le risposte da parte del Governo, cioè la Commissione Bilancio non può esprimere il parere perché il Governo non è pronto e ha chiesto 48 ore di tempo per dare il parere. Grazie Guidesi. Corda e poi Palese. Sì, ovviamente confermo ciò appena detto dalla collega Duranti, anche noi auspichiamo che arrivi il Presidente della Bilancio a spiegare le motivazioni di questa problematica e aggiungiamo che noi sapevamo che c'era un problema di copertura e questo abbiamo capito, quindi vorremmo capire a quando sarà rinviato il provvedimento, perché chiedere soltanto un rinvio e non sapere neanche quando sarà stabilita appunto la data in cui il provvedimento approderà in aula o se dovrà tornare in commissione è un pochino, diciamo, allarmante, visto che si tratta di un provvedimento che stiamo attendendo da tempo e non vorremmo arrivare all'ennesimo decreto d'urgenza, insomma. Grazie. La ringrazio. Palese, e intanto il Presidente Boccia è qui in aula, quindi non so se il Presidente pa se Sì, Palese. Prego. infatti è superfluo che intervengo io perché già in aula il Presidente Boccia chiaramente spiegherà e dettaglierà a lui le motivazioni. Grazie. Grazie. Prego, Presidente Boccia. Grazie Presidente. Sì, in commissione il Governo ha fatto presente, il Ministero dell'Economia